Questo programma è offerto da... Finalmente l'ho trovata. Ce ne siamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emilbanca. Entra in Emilbanca, la tua passione è anche la nostra. Emilbanca, il cuore nel territorio. Buonasera a tutti, bentornati a Basketland. Questa sera ha vinto la partita la Virtus contro Cantù per 90-81 e vince anche la Fortitudo in trasferta a Piacenza 73-79. E nel corso di questa puntata parleremo di una nuova possibilità della nascita di questo Club Italia, ossia una nuova squadra di giovani italiani di valore che non trovano spazio in Serie A, che ormai è invasa da stranieri e nemmeno tanto bravi. E poi ancora parleremo di tanti italiani e tanti stranieri dimenticati per anni nelle serie minori che invece, perché appunto sottovalutati, sono invece ora protagonisti in Serie A. Ed ora possiamo cominciare. Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Buonasera, bentornati a Basketland e qui in studio con me, come sempre, Marco Calamai. Buonasera. E Fabrizio Pungetti. Ben ritrovati. Allora, nel corso della puntata sentiremo naturalmente il presidente della Virtus, Alberto Bucci, poi ci metteremo in contatto con il general manager della Fortitudo, Marco Carraretto, e infine sentiremo anche il coach di Brindisi come ospite della settimana, appunto Francesco Vitucci. Ma iniziamo ora con la notizia di oggi, Marco. Guarda, due notizie. La prima riguarda la prima vittoria di Trento in questo campionato. Trento è una squadra che ogni anno si rinnova molto, che non ha le forze economiche di tenere magari i migliori giocatori dell'anno prima, però è comunque l'unica squadra in Italia che ha fatto le due finali scudetto. Non le ha vinte, ma è l'unica che ha fatto due finali scudetto. 0 su 5 la sua partenza e vince la prima partita. Questa mi sembra una notizia. E l'altra riguarda Larry Brown, l'allenatore di Torino, un guru, una vera diciamo leggenda per il basket e non solo in Europa, ma soprattutto il basket NBA. Devo dire che sul piano statistico, col suo nome sono arrivati anche dei giocatori di un certo prestigio, ma non vince mai. Non ha vinto una partita prima di tornare negli States, dove ha subito un piccolo intervento, ne ha vinte invece due l'assistente Galbiati in sua assenza, tra cui una in trasferta a Reggio Emilia, e è tornato Larry Brown, certamente non una partita semplice al suo ritorno in casa contro Milano. Oggi una partita contro un grande ex, appunto Francesco Vitucci, il coach di Brindisi, ma una partita più che alla portata. Anche se Torino ha tanti problemi fisici, pensavo che questa vincesse. Non vince, e non so se vincerà, non credo. A Bologna domenica contro la Virtus è un dato di fatto. Hanno vinto senza di lui e con il grande guru Torino non vince. Questa è la realtà. E ora andiamo a vedere il filmato che offre il punto del presidente Virtus. Thank you.
Allora, intanto che aspettiamo appunto di avere collegamento con il presidente della Virtus, vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono per i vostri sms, 366 27 10 250. E magari Marco iniziamo anche a parlare dei punti che ha dato in apertura. Sì, il primo punto riguarda questa notizia, anche Fabrizio l'avrà seguita, si sta intensificando una specie di referendum su questa proposta di formare questo Club Italia, fondamentalmente una squadra, una formazione che dovrebbe ovviare in parte e rispondere a questa esigenza di far giocare italiani giovani e capaci, che però non trovano spazio, parliamo di Serie A naturalmente, invasa da tanti stranieri, la maggior parte di medio o scarso livello. E su proposta che viene da vari ambienti, appoggiato dal direttore tecnico della federazione, non so come chiamarlo, Boscia Tanevic, che naturalmente dice sarebbe l'ora, c'è questa possibilità di formare una squadra affidata a un tecnico federale che dovrebbe giocare, si pensa, in A2, però su questo poi devono confrontarsi le leghe. Evidente che sono le leghe che devono dire la loro, dal momento in cui i giocatori che dovrebbero essere prestati o dati a questa squadra futuribile vengono dalle società. Non so come andrà a finire, ci sono varie situazioni anche di equilibri, di numero di squadre o quant'altro. Come idea mi sembra un'idea che abbia un fondamento, poi come la si possa sviluppare Fabrizio non lo so. Ma sì, io registro un Basciano, presidente di LNP, molto freddo su questa ipotesi, che ha in settimana lasciato dichiarazioni in cui ha frenato fortemente su questa ipotesi, sostenendo anche che semmai le squadre andranno ulteriormente ridotte, l'anno prossimo scenderanno a 28. Io credo che potrebbe avere un senso, è ovvio che noi in Italia viviamo sempre nell'ottica del risultato e quindi poi bisognerebbe trovare anche la formula per gestire una situazione che non debba dare adito a chissà quali pensieri di situazioni strane. Io, vista la reazione delle leghe, in particolare di Basciano, credo che ci sarà un po' di attesa su questa ipotesi. Qui registriamo la positività del messaggio e la difficoltà anche dell'attuazione, vedremo. E l'altro punto riguarda questo aspetto di alcuni o di tanti giocatori sottovalutati, italiani o stranieri, che poi dopo qualche anno si scopre che avrebbero meritato o che comunque oggi meritano di poter giocare in Serie A. Io mi sono scritto alcuni nomi, magari a Fabrizio gli viene in mente altri. Intanto partiamo da un nome molto altisonante, quello di James, il playmaker di Milano, che già negli States è stato sottovalutato e ampiamente, e che ha dovuto passare prima da Omegna in A2 e poi da Rodi nel campionato greco per essere notato da qualche squadra più importante fino a diventare il playmaker dell'Armani, e James era sicuramente bravo anche 5-6 anni fa. Questo vale per Brown, un centro molto, molto leggero, neanche troppo alto, ma può giocare anche dalla grande, che ha giocato a Treviso. Di cui e a Roma. E? A Roma. Adesso gioca a Brindisi, ha giocato anche prima a Roma, poi a Treviso, lasciando sempre buone impressioni, però sai, 2 metri, 2,01 metri, abbastanza magro, battezzato il classico giocatore di A2. Treviso non so se non l'ha voluto tenere, non l'ha potuto tenere, però giocatore di grande affidabilità. Mi pare che oggi abbia fatto 10 su 11 nella vittoria di Brindisi a Torino, e anche l'ultima volta ha giocato una buona partita. Un altro giocatore che dimostra in Serie A di starci. Andando sugli italiani, è evidente che il nome più sulla bocca di tutti è quello di Ricci. Questo continua a stupire, a giocare benissimo. Mi pare anche oggi abbia fatto qualche canestro importante a Pistoia. Viene dal Vivale della Stella Azzurra,
e Pasquet Magazine ne ha fatta addirittura la copertina nazionale, visto che è un giocatore che credo possa entrare anche in un interesse della stessa nazionale se il suo coach Sacchetti lo valuterà in questi termini. Ricci è un giocatore che Cremona l'anno scorso ha preso dopo anni di B e di A2 per fare l'A2, è diventato un protagonista in A1, oggi è un giocatore imprescindibile. Probabilmente era abbastanza bravo anche prima. E l'ultimo caso che ho analizzato è quello di Moraschini, un giocatore che nasce nel settore giovanile Virtus e che ha vinto titoli qui, ma che era nel giro della nazionale medagliata con tanti nomi importanti, ci ha messo parecchio a trovare una sua identità, una sua collocazione, un ottimo difensore, un attaccante molto alterno. Però io sinceramente con coach Vitucci e con Brindisi, lui sta giocando regolarmente, non gioca in quintetto ma è il primo cambio, si sta rivelando come il miglior sesto uomo o tra i migliori sesti uomini di questo campionato, 15 punti anche a Torino con mi pare 2 su 2 da 3 punti, fondamentale anche nell'ultima vittoria in casa, un altro giocatore su cui sarebbe bene interrogarsi. Perché è evidente che sono 3 su 3 addirittura. 3 su 3, che sono giocatori che sono maturati, ma delle potenzialità bisognava che ci fossero anche prima per poter arrivare a questo livello. Credo che qualcuno su quei giocatori, ripeto, anche in America e non solo in Italia, si sia sbagliato obiettivamente. Ricci intanto a Pistoia è già a 14 punti con 3 su 5 nelle triple. Insomma, qui, ripeto, non sono soltanto le nostre impressioni o il fatto che questa trasmissione, e io e Fabrizio in particolare, tifiamo per gli italiani. Tifiamo per gli italiani perché sono vincenti, perché non tutti, ma molti meritano di giocare di più. E perché Ricci può piacere o non piacere, ma è un dato oggettivo quello che lui porta regolarmente. Ricordate sempre di guardare con Ricci, di abbinare, tanto ormai le statistiche tutti le vedono, di abbinare i punti che segna ai minuti che gioca. Perché spesso Sacchetti gli concede 15-18 minuti, non di più, semplicemente perché in quei minuti lui è molto cercato e tira anche abbastanza in quei minuti, però segna spesso tanti punti con un minutaggio non alto. Sono giocatori fondamentali. Sì, devo dire Moraschini io l'avevo seguito quando arrivò in A2, era molto giovane e in effetti nell'approccio con la Lega 2 all'epoca ebbe qualche difficoltà, poi a volte magari non capiti nella squadra giusta. Moraschini giocò anche a Sant'Antimo, che fu una presenza passeggera nel mondo del basket. Sicuramente non mi aspettavo che potesse essere oggi così pronto, però non dimentichiamo che a livello giovanile aveva dato grandi prove di sé e lasciava ben sperare. Per quello che riguarda gli stranieri, direi che per citare un nome ad esempio di tutti, che ricorda un po' la storia di Brown, perché anche lui non era particolarmente alto, addirittura sotto i 2 metri, 1,96, 1,97, fece grandissime cose in A2, ma poi in Italia fu così sottovalutato, e Kyle Haynes, che giocava a Veroli all'epoca, dopo ha fatto praticamente sempre l'Eurolega. Giocatore fondamentale del CSKA, anche adesso, che da anni vince poco, nel senso che mi pare aveva vinto un titolo ultimamente, ma arriva sempre primo in stagione regolare ed è assolutamente... Sì, ha giocato anche nel Bamberg, nell'Olympiakos, insomma, ad altissimo livello. Allora, non abbiamo trovato il presidente della Virtus. Beh, intanto, possiamo dire qualcosa della Virtus intanto prima di parlare, nel punto in particolare. Una Virtus che ho seguito in televisione, era per fortuna sfalsata in buona parte rispetto alla Fortitudo, quindi le ho seguite poi entrambe. E, vabbè, la partenza negativa mi sembra evidente, 4-17. E come è giusto notare anche il grande recupero. La partita è girata con un quintetto più difensivo. Quello che mi piace mettere in evidenza è che oltre alle prove eccellenti di Kravic e di Aradori, tutti e due 26 punti con ottime medie, continuano a giocare bene in coppia intendo tutte e due, anche se non giocano insieme, quasi sempre Paiola e Cappelletti.
mi piace che il coach dia loro fiducia come sta facendo. È chiaro che l'assenza di Martin porta rotazioni diverse, ma insomma questi due ragazzi in campo ci vanno e giocano bene. E Taylor ha fatto finalmente una partita proprio da playmaker, no? 11 punti e 12 assist, ha fatto giocare bene gli altri. Una vittoria importante, certamente, Fabrizio, non possiamo non notare il fatto che la Virtus ha un approccio diverso in Coppa rispetto al campionato, dove ha fatto risultati più altalenanti, mentre in Coppa magari ha anche sofferto, ma è assolutamente imbattuta. Quindi o la Coppa ha un fascino particolare per alcuni giocatori, o in Coppa ha incontrato avversari che mediamente sono meno forti di quelli del campionato. Sicuramente propenderei per questa ipotesi, almeno i primi avversari, il Beşiktaş, come diceva giustamente Sacripanti, è una squadra che anche in Italia potrebbe fare tranquillamente i playoff. No, dovremmo avere Marco Carraretto, General Manager Fortitudo. Pronto? Sì, buonasera. Ciao Marco. Ciao Marco. Ti sento in viaggio, giustamente. Sì, stiamo tornando dalla trasferta di Piacenza. Bene, l'abbiamo seguita. Allora, ultime due partite, Mantova in casa e Piacenza fuori, ogni partita fa storia a sé, però ci sono dei dati che sono coincidenti. Tutte e due le partite faticose, in tutte e due le partite la squadra nel terzo quarto, mi pare, si è trovata sotto di 11 e in tutte le partite ha saputo reagire. C'è un po' di calo, gli avversari vi conoscono di più, si preparano di più, che cosa sta succedendo? Al di là delle 7 vittorie in fila, ma dobbiamo cercare di vedere anche le poche cose che non vanno per fare un'analisi. Ah, certo Marco, cioè, al di là della grande felicità per essere imbattuti dopo 7 partite, chiaramente volendo cercare di essere il più obiettivi possibili, non abbiamo fatto delle grandi prestazioni in queste due ultime partite. Quello che è mancato è un po' forse l'approccio, ovvero abbiamo aspettato troppo a imporre quella che è la nostra fisicità, la nostra aggressività e il nostro stile di gioco, e quindi gli avversari, come si è detto, in questa categoria sono più che rispettabili, perché tutte le squadre hanno dei giocatori capaci di far canestro e ci hanno messo in difficoltà. La cosa positiva è che la squadra con le spalle al muro reagisce e dà la padronanza, la capacità, il talento e la forza di venire fuori dalla distanza. Questo è vero. Ti dico, oggi ascoltando anche le parole del coach di Piacenza, chiaramente noi dalla nostra abbiamo una panchina più lunga, quindi abbiamo potuto gestire un po' di più le energie di giocatori, anche se oggi le rotazioni sono state un po' corte, però insomma eravamo più lunghi dei 5 effettivi che ci aveva Piacenza, alla fine si è visto. Certo, io ho seguito il commento in televisione appunto di Andrea Tedeschi, che secondo me diceva una cosa che mi ha fatto anche riflettere, non so se è stata anche la tua impressione, e mi rifaccio anche alle tue parole. Tu hai detto ci abbiamo messo parecchio o un po' di tempo a imporre la nostra fisicità. Tedeschi diceva non è una squadra come la Fortitudo, non può farsi picchiare, mettere le mani addosso in questo modo da Piacenza. Piacenza ha giocato in un modo molto più fisico della Fortitudo per parecchio tempo, a meno l'impressione anche in televisione è stata questa, è vero o no? No, condivido con te il fatto che Piacenza, essendo una squadra che probabilmente ha meno talento diffuso, ha messo in campo una grande energia e ci ha messo in difficoltà. Io credo che mettere tanta energia in difesa dia la possibilità, uno, alla squadra che la mette di trovare fiducia, quindi di mettere in difficoltà gli avversari che magari si trovano un po' spesati dal fatto di trovare così tanta energia in campo fin dall'inizio, e quindi è questo che ha permesso secondo me a Piacenza di trovare canestri facili, di entrare in partita, di trovare fiducia, ed è per questo che sono stati in partita per 3/4. Chiaramente, come ti dico, abbiamo sbagliato l'approccio sia nel primo tempo con Iesi, sia nel primo tempo con Mantova, e anche in questo primo tempo abbiamo subito 40 punti nei primi 20 minuti e forse la metà negli ultimi due.
certo. L'approccio sicuramente va rivisto. E poi andando un po', seguendo un po' i ritmi dell'altra squadra, no? Cioè break di 10-0 per Piacenza, contro break Fortitudo 16-0, poi altro break Piacenza con queste fiammate di Sabatini che mi pare abbia messo abbastanza in difficoltà Fantinelli, non so se l'ha sofferto perché è proprio una taglia diversa, no? Sabatini è più basso, più grintoso, più aggressivo, oppure perché ci hanno giocato insieme, comunque ha sofferto questo confronto Fantinelli. Andando un po' a sprazzi, ecco, e seguendo un po' i ritmi dell'altra squadra, mentre la Fortitudo mi pare che l'espressione più corretta è che è un diesel e alla distanza impone la tecnica, la tattica, la forza dei giocatori, la forza fisica e la lunghezza della squadra. Ecco, lo si è visto questo nell'ultimo quarto con una scivolata nell'ultimo minuto che poteva costare cara, ma poi insomma tutto è finito bene. No, condivido con te, Sabatini soprattutto nel primo tempo ha gestito molto bene la squadra, ha trovato canestri importanti, ha difeso molto bene su Westbrook e chiaramente è stato un giocatore importante. Alla fine, come tutti i suoi compagni di reparto, dico del quintetto, hanno avuto un po' il fiato corto, infatti alla fine dell'ultimo quarto è stato forse un fattore negativo. Sicuramente non è stata una delle migliori partite dei nostri playmaker. Non ti dico che Fantinelli ha sofferto molto a Sabatini perché poi dopo c'erano delle difese un po' adattate, dunque non era sempre lui davanti alla palla, quindi c'erano stati molti capi e Sabatini è stato bravo a leggere i mismatch e a trovare canestri importanti. Ti dico, non ho una grande prestazione corale oggi perché tanti giocatori sono stati un po' sottotono, è venuta fuori la distanza, la capacità, l'intelligenza, la conoscenza cististica della nostra squadra e la profondità, come si è detto prima. Certo. Il coach non era molto contento di quella che è stata la prova, più che altro perché sa che possiamo fare molto bene, come hai detto tu, siamo stati troppo allenanti, abbiamo avuto troppi alti e bassi e quindi c'è stata anche una gestione che magari poteva essere diversa, quindi dobbiamo sapere questo, prepararci a una sfida molto importante domenica prossima contro un'avversaria che ha dimostrato fino a qui di essere una degna concorrente ai piani alti della classifica e quindi l'approccio fin dall'inizio in un ambiente caldo come quello di Montegranaro dovrà essere differente. Certo, anche se Montegranaro, più forte sicuramente di Piacenza, ha in comune con Piacenza la lunghezza della panchina, panchina corta Piacenza, panchina corta anche Montegranaro, ecco, a corsa lunga secondo me dovrebbe uscire la lunghezza della panchina e l'esperienza dei giocatori che stanno in panchina. Chiudiamo proprio con questo perché all'interno di una prova non brillantissima devo dire che Rosselli mi è sembrato un gigante in campo di tecnica, di tattica e di intelligenza e Cinciarini sta ricoprendo questo ruolo di sesto uomo con una lucidità impressionante. Mi sono sembrati due giocatori determinati nella vittoria. No, Guido ha trovato grandi soluzioni, è stato un fattore importante nel recupero e nel dare il break finale. Ha fatto una partita molto solida, molto intelligente, si è messo al servizio degli altri quando doveva innescare, comunque trovare il ritmo, far mettere in ritmo i suoi compagni e si è preso delle grandi responsabilità quando invece gli altri facevano fatica a far canestro. Cinciarini è in un momento di forma straordinario, il sesto uomo è un appellativo di lusso per lui perché comunque è un giocatore da quintetto, però ovviamente essendo il 5 che vanno in campo lui deve partire dalla panchina, però l'apporto che sta portando è sicuramente come quello di un titolare, quindi devo dire se continua così, cosa che non vedo perché non debba fare, è un valore aggiunto che può fare la differenza. Niente, per il resto ti dico, è una squadra che ha tante stelle e che la forza è che ogni domenica può esserci una stella diversa, quindi l'imprevedibilità
sapendo che c'è grande talento diffuso, è quella che è la nostra forza, perché altre partite sono state risolte dagli americani, altre partite c'è stato Mancinelli, altre partite c'è stato Benevelli, in Supercoppa c'è stato Venuto, quindi è una squadra che ha trovato grandi protagonisti e che credo sia la giusta alchimia per avere delle stagioni importanti e speriamo vincenti. Certo, Marco, buon ritorno e grazie di tutto. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Bene, Benny, abbiamo anche avuto questo contributo nel terzo tempo fortitudo della General Manager Carreto. Vai. Allora, quali sono invece i giovani italiani alla ribalta della settimana? Beh, guarda, sicuramente gli ho detti prima, non hanno magari delle cifre straordinarie, ma Cappelletti e Paiola continuano a piacermi molto e io sono un grande ammiratore di Cappelletti per la trafila che ha dovuto fare e seguire per potersi rilanciare dopo tanti infortuni. Però, ecco, detto questo, ci sono alcuni italiani che oggi hanno fatto prestazioni eccellenti. Uno è Radori, che 26 punti assolutamente decisivi. Uno è Mian, perché Mian in una giornata opaca di Flaccadori, che non ha segnato per Trento, ha fatto 15 punti con 5 su 8 al tiro. E anche Mian è un giocatore di buon nome da anni, che magari difetta un po' di continuità, ma insomma è grande e grosso, tira da lontano, difende, è un giocatore importante. E poi nella sconfitta in volata di Varese, un giocatore che a volte non entra nemmeno e sicuramente non è un fine dicitore, è un grande tecnico, come Natali, figlio di Gino, della guardia anche di Montecatini e della Virtus. Natali ha fatto 10 punti in 11 minuti con medie di tiro eccellenti. E questo è un altro giocatore che ha avuto l'intelligenza di capire di non essere un talento assoluto e di ritagliarsi uno spazio. Lui non può essere protagonista neanche in A2, non ha quella classe per cui se scende di categoria sposta gli equilibri. No, è un giocatore di 2 metri che corre, difende, può marcare tanti avversari e in certe condizioni può fare qualche canestro. Però anche in A1 si è recavato un ruolo importante. Quei sono quelli che mi sono venuti in mente. Fabrizio? Ma intanto Ricci sta giocando benissimo anche intanto oggi. Torniamo su Ricci perché è a quota 21. Sì, è disarmante, guarda. Con io. 4 su 7 da 2, 3 su 5 da 3 e 4 su 6 ai liberi. E Cremona praticamente spugnato, Pistoia, un'altra sconfitta per la squadra di coach Ramagli in grande difficoltà, mentre Cremona si conferma squadra da playoff come ha già dimostrato in questa via di stagione. Tutti quelli che hai citato tu, citerei ancora la conferma di Tonut in una partita molto dura e molto bella, quella tra Sassari e Venezia. 13 punti in 18 minuti con 4 su 4 da 2, 1 su 4 da 3, 2 su 2 liberi, 4 rimbalzi. Sfortunata ma ancora buona la prestazione di Polonara, 15 punti in 21, Esposito ha sicuramente rilanciato Polonara dopo una brutta stagione, per lui 7 su 8 da 2, 0 su 2 da 3, 1 su 2 ai rimbalzi. Per Venezia si conferma utilissimo Giuri con 7 punti in 14 minuti. Non sono bastati a Brescia i 17 punti di Abbas, che comunque rispetto alla stagione di Milano, dove non giocava quasi mai, sta rispondendo alle attese, 17 punti in 25 minuti, percentuali molto alte, 2 su 3, 3 su 4 nelle triple, 4 su 6 ai liberi. Il migliore di Torino, l'abbiamo detto, Poeta con 12 punti, quindi ancora Peppe si distingue. In Milano, in una partita che alla fine Milano ha vinto ampiamente contro Reggio Emilia, 14 punti in 21 minuti per Fontecchio, anche lui percentuali molto alte, 3 su 4 da 2, 2 su 3 da 3 e 2 su 2 ai liberi. Della Valle 11 punti in 27 minuti, meno preciso, 3 su 8 da 2, 1 su 2 nelle triple. Per Reggio Emilia abbiamo avuto i 13 punti di Gaspardo, 10 per un Candy che finalmente mi sembra comincia a sbloccarsi anche offensivamente, e 8 di Mussini e 7 di De Vicco. Aggiorna le statistiche di Ricci, perché nel tuo intervento sullo sfondo ha fatto altri due canestri da 3 punti, disarmante per gli avversari, ma da distanze siderali. Copertina azzeccatissima, insomma. Mai come questa volta.
da distanze, uno era in braccio al povero Ramagli, che sta facendo di tutto, ma Pistoia è oggettivamente più debole di Cremona. Poi si può discutere se il divario, insomma, può essere eccessivo o meno, ma insomma, questo è. Sono d'accordo con te che Cremona è una squadra minimo da playoff e quindi si aggiunge alle altre pretendenti. Benny. Di che cosa ci parla questa sera il tuo punto, Punzo? Ma un po' si lega al discorso degli italiani e alla nostra squadra migliore e favoritissima. È migliore perché è campione d'Italia, perché fa l'Eurolega e perché sembra in effetti avere qualcosa in più delle altre, anche se Venezia quest'anno è molto competitiva. È un dato statistico, non vuole ancora avere delle riflessioni esatte, però mi sembra che Pianigiani stia andando con un roster più corto rispetto agli altri anni, solo 13 giocatori tra virgolette, ad una squadra per l'Eurolega dove gli stranieri hanno quasi tutto lo spazio, e una per l'Italia dove gli italiani, come è accaduto oggi, trovano più spazio. C'è chi di questo fa un po' una critica a Pianigiani, poi alla fine contano i risultati, vedremo nel proseguo della stagione se le cose resteranno così. Un'altra osservazione che mi piaceva fare si riguarda la A2, dove in Serie A abbiamo allenatori, diciamo, emergenti, alcuni che hanno esordito da poco e che peraltro provengono poi dalla palestra della A2, come Buscaglia e via dicendo. In A2 abbiamo un gruppo di allenatori super esperti, a mio avviso proprio dei formatori di giocatori, e questo particolarmente in A2, dove spesso giocano i nostri italiani e quelli giovani in particolare, secondo me è molto importante. Quindi Bucchi in testa al girone ovest con Roma, Dell'Agnello secondo nel girone ovest, Pancotto lo vediamo quello che sta facendo a Montegranaro, lo stesso Valli, Lardo che è arrivato a Scafati ha fatto subito 2 vittorie su 2, ma peraltro anche Calvani prima di questo episodio veramente grottesco è un allenatore in quella striscia di quel gruppo. Quindi allenatori che in A2 secondo me lasciano un segno importante proprio per i nostri giovani italiani. Infine ho visto in TV, oggi parlo molto di A2, ho visto in televisione il derby Casale-Tortona. Partita tiratissima, devo dire Ramondino si conferma veramente allenatore di grande spessore, sta gestendo un momento difficilissimo. Oggi mancavano Mirza Alibegovic, Garri e l'americano Knowles, eppure Tortona oggi ha vinto una partita che potrebbe svoltare la sua stagione nel derby a Casale, e mi piace sottolineare la prestazione di due vecchi lupi che a Bologna conosciamo molto bene. Blizzard, 22 punti in 24 minuti con 3 su 6 da 2, 4 su 6 nelle triple, 4 su 4 ai liberi, anche 4 assist, e poi un Ndoya gigantesco, veramente un guerriero che nei momenti decisivi di una squadra che vive un momento di grande difficoltà ha trascinato Tortona alla vittoria. Per Ndoya 22 punti in 31 minuti, 3 su 5 da 2, 3 su 6 nelle triple, 7 su 10 ai liberi, 10 rimbalzi e 31 di valutazione. Mi viene da dire che se la Fortitudo avesse avuto un giocatore come Ndoya, forse in Serie A ci sarebbe andata prima la Fortitudo della Virtus. Intanto Ricci sullo sfondo è intervistato dalla Rai perché sta veramente dominando le partite. Bene. E noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Ottica Pasquini, a Bologna dal 1907. Ottici da 4 generazioni, lenti di altissima qualità e strumentazioni innovative. Per i tuoi occhi, la preparazione del dottor Gianluca Pasquini, laureato in ottica e optometria, e l'esperienza di Luigi Pasquini, maestro ottico. Specialisti in lenti progressive, analisi visiva e lenti a contatto. Associato al gruppo Green Vision. Ottica Pasquini, dal 1907. Via Indipendenza 20.
ITM Bologna. Buona visione sempre. Finalmente l'ho trovata. Ce ne siamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emilbanca. Entra in Emilbanca, la tua passione è anche la nostra. Emilbanca, il cuore nel territorio. Mi dicevi della Ferrari? L'elettrauto. Beh, e allora? Taxi click, geolocalizzati, app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi click easy è straordinario. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu, buono, 100% naturale. Yomo Go lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi regali, scopri le nuove bacheche portachiavi Miyaki e le cover intercambiabili per la cassetta postale Mia. Trova quella che più ti piace e cambiala quando vuoi. www.alubox.it. Seguici su Facebook. Alubox, apposta per te. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Testimonial d'eccezione di Eurocamp, coach Stefano Pilastrini ed il play vice campione olimpico Gianmarco Pozzecco. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola, con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Bentornati, andiamo a vedere il filmato che offre il punto Fortitudo. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop in shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Allora, ne abbiamo parlato anche con Carraretto, ma vediamo qual è il tuo punto di vista. Sì, e anche a lungo abbiamo toccato varie situazioni. Beh, ho fatto una specie di lista della spesa, di scaletta, ripetendo sempre che 7 vittorie su 7, con alcuni infortuni avuti e con un calendario non facile, è una nota di merito straordinaria. Questa è la premessa sempre che va fatta per questa Fortitudo, anche se in queste ultime due partite con Mantova e a Piacenza ha giocato meno bene. Numero uno, la squadra ha solamente una buona mentalità, una mentalità vincente, e vincere sempre ti aiuta a crederci. Cioè, tu puoi sempre, sei dentro di te, giocatore, speri sempre, anzi pensi sempre di farcela perché hai vinto tutte quelle precedenti. Esattamente il contrario di quello che capita quando perdi, che quando, anche se sei avanti, hai sempre paura che ti scappi la partita. Quindi la squadra ha un'ottima mentalità. Numero due, Rosselli è il vero capo giocatore, il vero capogruppo decisivo per tecnica, per scelte, per mentalità, e va bene così.
ci deve essere un capo, lo è lui, perché lo è con i risultati. 3. Partita di Piacenza, si è seguita troppo la foga avversaria. Sabatini nel bene e nel male, e parliamo di un giocatore che a suo tempo ho insistito per prendere in Fortitudo e di cui ho grande stima, è così, è un giocatore che può costruirti cose straordinarie, può anche buttarti via due palloni. Se gli vai dietro come ritmo, rischi, perché evidentemente vai sui ritmi che vuole andare Piacenza. E oggi è successo in questo modo, da diversi parziali di 8-10-0 per Piacenza, un 16-0 pesantissimo della Fortitudo l'aveva portata a più 8, più 10, perso in un batter d'occhio per un altro 10-0 subito. Ecco, non va bene, la Fortitudo è un diesel, deve emergere la distanza, panchina lunga, esperienza e forza, e così deve vivere le partite. Macinare l'avversario piano piano, a Piacenza si è rischiato. Un dato oggettivo. Mancinelli è uscito con la squadra che era sotto, sinceramente non mi ricordo se era sotto di 6, di 4, di 5 o di 8, ma era sotto. E non ha giocato nemmeno troppo male Mancinelli, ha semplicemente tirato troppo, non si può fare 9 tiri in 14 minuti, è un eccesso. Bisogna che lui impari a concentrare i suoi minuti dando molto in difesa, dove lui è sempre stato bravo negli anticipi, nel rubare palloni e quant'altro. E magari tirare un po' di meno. Che cosa è successo? Uscendo Mancinelli, con Pini, la difesa ha alzato il volume, è aumentata la pressione, e in attacco Pini non è bravo come Mancinelli, ma rinuncia a tirare, si muove, non è fisso lì sotto, la squadra ha ripreso ariosità di gioco. E si è andati su quei giocatori classici dai quali la Fortitudo va sempre, da diverse settimane a questa parte, no? Esbruck per il tiro, lascia stare che poi molti li abbia sbagliati, ma è quello che deve chiudere, Cinciarini, Rosselli, Lunen, che continua a essere un giocatore di una pulizia tecnica straordinaria, un canestro da 3, un canestro da 2, fondamentale anche stasera. Allora, Mancinelli è un problema per questa squadra? No, Mancinelli è un problema semplicemente perché non può essere in forma come dei giocatori che hanno trascinato la squadra a questo livello, deve rientrare in punta di piedi, e ribadisco, secondo me non deve fare 9 tiri in 14 minuti, perché tutta la squadra va da lui. Allora pensiamo, Cinciarini ha giocati 24 minuti, ha fatto 7 tiri, Pini ne ha giocati 13, ha fatto un tiro. Lunedì ho 32 minuti, lo so che è un passatore, ha fatto 5 tiri, uno non può fare 9 tiri in 14 minuti, cosa ne fa? 30 se gioca la partita, bisogna che si concentri in un altro modo. Rosselli, miglior marcatore, ha fatto 12 tiri, quindi 3 in più di Mancinelli, giocando 28 minuti. Mancio deve andare in forma piano piano, a quel punto sarà un valore aggiunto. Oggi è ancora in distonia rispetto a livello degli altri giocatori. È chiaro che la risposta, e non gli ho fatto apposta la domanda a Cararetto o a Martino su questo, quale sarebbe? Mancio deve andare in forma giocando, è chiaro, questo non ci sono altre, perché il ritmo gara è completamente diverso dal ritmo d'allenamento. Però lui quando va in campo deve dare un contributo in quelle parti del campo stesso dove c'è bisogno, in difesa lui può fare molto di più. Ultimo punto, il cambio del playmaker fa fatica, ci siamo chiariti su questo, mi pare che venuto dopo una grande partita in Supercoppa, che è tutta un'altra roba rispetto al campionato, faccia fatica, e quando Fantinelli, per motivi fisici, perché Sabatini è molto aggressivo, e per motivi tecnici magari non gioca bene, il coach Martino cosa ha fatto? Da 4 minuti a venuto si rende conto e poi va con Esbruck e con Rosselli a fare i playmaker. Ecco, questo secondo me è una soluzione di riserva, cioè Rosselli può essere un terzo play straordinario, oltre a farlo anche in altri ruoli, non può essere il secondo playmaker perché vai a togliere tutte le sue caratteristiche migliori, che anche quelle, sono anche quelle di andare vicino a canestro, essere pericoloso da lì e quant'altro. Quindi o Venuto cresce oppure il secondo playmaker si fa fatica a vederlo. Questa è la mia disamina. Ed ora abbiamo la grafica che offre il punto Virtus, parliamo appunto anche della partita contro Cantù. Allora,
l'abbiamo anticipato un po' nella prima parte quando non siamo riusciti a trovare il presidente. Bucci, che comunque ringraziamo per la disponibilità che ci dà sempre, e noi delle volte non riusciamo a trovarlo. Inizio difficile lo testimonia, come dicevamo, il 17-4. Poi Sacripanti ha pescato un quintetto più difensivo. Panther ha fatto molta fatica, sta facendo abbastanza fatica in alcune partite. Panther è rimasto un po' ai margini. Radori e Kravic hanno fatto una partita straordinaria per intensità, soprattutto mi ha sorpreso Kravic, non tanto per i punti ma anche per come ha giocato con determinazione. È chiaro che la panchina ha fatto la differenza, no Fabrizio? Perché a un certo punto la panchina Virtus 21 punti, ne ha fatti 17 Kravic, Cantù 0. È chiaro che non possono giocare sempre i primi 5. È anche evidente, e questo non deve essere un difetto della Virtus, cioè sembra di togliere prestigio alla vittoria, però Cantù, e ve lo dico con il cuore, e mi ha scritto un amico dicendo, tra virgolette, dovrebbe essere escluso dal campionato. Era una provocazione. Cantù ha tutto il diritto di fare il campionato, però è una non, io ho il diritto di dire che è una non squadra. È un insieme di giocatori messi lì, allenati da un russo, con un vice allenatore russo, con un presidente in pectore russo. Non c'è una radice canturina che rappresenta la storia del basket italiano presente. Ogni tanto va in campo un giocatore, si sommano le individualità, alcuni giocatori sono fortissimi, perché Jefferson e Mitchell sono due giocatori straordinari per questo campionato, ma non è squadra, non è squadra, cioè giocano come avvivi il parroco, ecco, che alla palla tira. Può capitarti che vai a Cremona, dove Cremona le ha vinte tutte tranne quella, e sbaglia la partita e si adegua a quel ritmo di palla tira e la vince perché segni di più, ma Cantù ha fatto una grande fatica. La Virtus deve avere più continuità in difesa, troppi punti subisce, e quindi deve avere una continuità diversa, un'intensità diversa, anche con i quintetti meno difensivi. Deve recuperare Cuoli a un rendimento fisico migliore, si vede che lui ancora stenta. Taylor oggi ha fatto una partita da playmaker, 11 punti ma 12 assist, mettendo tutti in ritmo. Mi sono piaciuti Paiolo e Cappelletti, e Mbaye, al di là di alcune, come posso dire, proprio lacune e momenti di buio che ha, gli scappa un giocatore in modo incredibile, spende un fallo inutile, ha fatto un passaggio lato lato che anticipato con contropiede di Cantù, che non lo fanno neanche nel mini basket, però ha un talento tecnico importante e continua a crescere. Anche oggi ha segnato, ha segnato canestri belli, canestri importanti, ha segnato il canestro della vittoria in Coppa. Insomma, Mbaye è un giocatore che cresce. È una Virtus che mi deve convincere di più. Fabrizio, non so se te ti convince, ma... Ho visto anch'io un po' della partita in televisione. E credo che se c'era un giocatore che in questo momento alla Virtus non doveva infortunarsi era proprio Martin, sia perché appunto Cuoli non è in condizioni fisiche ottimali, sia perché alla Virtus manca sicuramente un po' di energia e di atletismo. Ottima è stata, a mio avviso, la reazione difensiva della squadra. Certo, è una squadra ancora, secondo me, un cantiere aperto, dove ancora si deve trovare una solidità definitiva e quindi una continuità. Ci sta, direi che finora il percorso è accettabile, il calendario non è stato facile. Tornando a Cantù, mi viene da dire che è un po' la peggiore interpretazione di questa regola che consente di riempire le squadre di stranieri. Ecco, loro, al di là dei risultati che poi magari arrivano, fanno i playoff, certo, viene interpretata un po' in modo estremo. Del resto parliamo di una situazione dove sliding doors perenni, porte aperte in continuazione a seconda di come il fumantino Gerasimenko un po' si alza dalla sua Cipro, i giocatori vanno e vengono. D'altronde al momento a Cantù
pare non ci sia nessun altro che possa mantenere in Serie A una squadra storica del nostro basket, e quindi bisognerà accontentarsi di questo. E andiamo ora a vedere i risultati della classifica della 1. Partiamo da Sassari contro Venezia, 83-86, Trento-Brescia 76-75, Torino-Brindisi 66-72, Milano contro Reggio Emilia 175, Virtus appunto contro Cantù 90-81, Varese-Avellino 79-83, Pistoia-Cremona finita da pochi istanti 73-90. Invece giocheranno il 12 Pesaro contro Trieste. Sì, direi diciamo, Marco, che il nostro pupillo Kraft ha subito lasciato il segno nel finale della partita con Brescia, che Trento doveva vincere a tutti i costi, e Kraft, che magari non aveva particolarmente brillato fino a quel momento, si è dimostrato un giocatore vincente. Due rimessi decisivi. Mi gioco fin d'ora, poi copritemi di insulti, Trento ai playoff. No, io non me la gioco, perché Trento ha indovinato. Se non andrà ai playoff ci andrà molto vicina. Venezia e Milano sono imbattute in testa, Cremona non è più una sorpresa, è una realtà solida e difende anche. Brindisi, bravo coach Vitucci, che sentiremo tra poco, a portarla pari ad Avellino. Sassari, luci ed ombre. Devo dire che Sassari fino adesso ha perso tutte le occasioni che aveva per dimostrarsi una squadra un po' più forte, come i nomi dovrebbero far pensare. Ha perso a Reggio Emilia, ha perso la partita contro Venezia in casa, un avversario che in casa Sassari deve pensare di poter battere, ha perso a Cremona, insomma è lì a mezza costa, di fatto è pari a Bologna, è pari a Varese ed è pari a Cantù. Non sono squadre, Varese e Cantù, che devono essere pari a Sassari e nemmeno a Bologna, a corsa lunga non sarà così. Torino, secondo me, se continua in questo modo, viene invischiata anche nella lotta per non retrocedere. Reggio Emilia, sapevamo che era un campionato difficile, e lì in fondo rimane Pistoia l'unica a zero, vedremo se succederà qualcosa. Mi sembra che sia una squadra debole un po' più delle altre, forse anche di Pesaro, che nonostante tutto sta molto più in partita rispetto a Pistoia, ha vinto una partita che è quella proprio contro Pistoia, ed è una squadra, insomma, che in questo momento mi sembra un pochino meglio. Trento è lì, però penso che Trento lentamente riuscirà a risollevarsi. Ecco Marco, due parole anche su Reggio Emilia. Una parte l'ha detto Fabrizio prima, e cioè Candy a Milano ha fatto una partita solida, non solo in difesa come sempre e di gestione, ma anche di punti, perché ha fatto 10 punti con 2 su 3 da 3, questo è un ottimo risultato. Netta la sconfitta a Milano, ci sta, ma insomma è netto nel punteggio, ha tante assenze, è arrivato Aguiar, comunque sta ala spagnola di 2,5 m, nel giro anche della nazionale, che potrà dare esperienza, perché ha 29 anni, punti e rimbalzi in una squadra che regolarmente ogni anno ha tanti incidenti e tanta sfortuna. Credo che Griffin sia sempre più ai margini e sulla porta per andarsene, mi pare un giocatore non proprio che possa fare il protagonista in A1. Allora, intanto che andiamo a cercare appunto telefonicamente il nostro ospite della settimana, ricordiamo il nostro numero di telefono per i vostri sms, il 366 27 10 250, e Fabrizio, andiamo a leggerne già qualcuno. Luciano, che peraltro riferisce quello che un po' avevi già detto tu, Marco, mi pare che un potenziale problema per il proseguo del campionato della Fortitudo possa essere venuto. Sicuramente un giocatore modesto e non al livello degli altri, e per una squadra con ambizioni di promozione. Sì, sicuramente è così. Credo che lui sia abituato a giocare di più. Adesso giustamente gioca poco, perché non dà quelle garanzie che la società e l'allenatore chiedono, però ha l'esperienza per poter migliorare ed essere un gestore migliore. Vai. E abbiamo già con noi il coach di Brindisi, Francesco Vitucci, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Marco. Ciao Francesco, buonasera, sono qui. Coach.
anche con Fabrizio Pungetti di Basket Magazine e con Benedetta. Sento una bella voce tranquilla, calda, insomma Torino ti stimola, 2-2 con due ritorni, giusto? Ma è importante che mi stimoli la mia squadra, perché al di là dell'avversario che oggi oggettivamente aveva anche qualche difficoltà di organico, quindi mancava qualche giocatore, noi però pur non giocando una partita brillante, devo dire che anche stavolta nei momenti importanti della partita abbiamo fatto le cose giuste e quindi ci godiamo questo buon momento. Certo, senti, mi pare che ci sia un fil rouge, un filo conduttore, Francesco, che dal pre-campionato vi accompagna. Molti dicono che il pre-campionato non conta, io sempre pensato che conti e dà delle buone indicazioni. Voi praticamente siete stati imbattuti in pre-campionato e avete fatto un'ottima stagione finora. Mi pare che avete azzeccato i playmaker, questo Clark mi sembra bravo, e Banks, che tu immagino hai fortemente voluto, è un ottimo punto di riferimento, giusto? Sì, beh, queste sono due posizioni importanti. È una squadra che abbiamo rivoluzionato completamente, perché sono 12 giocatori nuovi e abbiamo cercato anche con pazienza certosina. Simone Gioffre ha fatto un grande lavoro, devo dire che il club ci ha dato anche molta libertà di scegliere compatibilmente con un budget che chiaramente è un budget modesto, tutto sommato, insomma, per la Serie A, no? per affrontare una salvezza che fosse meno problematica e senza patemi come quella dell'anno scorso, e quindi siamo andati proprio a cercare, insomma, di aggiungere pezzi alla volta, di capire come fare questa squadra qui, e siamo molto contenti in questo momento del gruppo che si è creato, ma non quel gruppo per modo, non il gruppo che va a cena, voglio dire, che si diverte, ma il gruppo di lavoro che questi ragazzi giornalmente lavorano con serietà, ma lavorano col sorriso, vogliono migliorarsi, ci tengono a vincere, insomma, quelle premesse che sono molto importanti per far bene. Senti, in queste scelte che avete fatto in modo certosino, ce n'è una che vi sta rispondendo in modo superiore probabilmente alle aspettative, magari non vostre ma di molti, che è Moraschini. Spesso 10-15 punti a partita, oggi addirittura 3-3 da 3 punti, che una volta non rappresentava il suo lato diciamo migliore. E ricordavamo con Fabrizio che all'inizio lui in A2 ha fatto un po' fatica, però io credo che su di lui qualcuno si sia sbagliato. È stato un ottimo giocatore nelle giovanili, un nazionale importante, il nazionale che hanno vinto dei titoli, e adesso ti trovi un giocatore che conta in A1. Che cosa è successo, che tipo di ragazza hai trovato e che lavoro hai fatto per avere questi risultati? Ma io credo che lui abbia avuto un percorso in qualche maniera forse tortuoso, forse per aspettative, per cambi di ruolo, non so, qualcosa di secondo me non così chiaro, come dire, mentre quello che abbiamo cercato di fare noi, gli abbiamo proposto con chiarezza un ruolo ben definito, che è quello di partire dalla panchina come sesto uomo, jolly, perché lui può giocare veramente, può giocare tre ruoli come stiamo facendo fare, perché gioca 3-2-1, e gli chiedo sempre qualità nel gioco, in quello che fa, più che guardare il minutaggio. Lui ha sposato questo progetto qui, è un ragazzo serio che ha qualità tecniche, che ha educazione cestistica, perché viene da una scuola importante come quella bolognese, e per cui noi siamo contentissimi, lui anche. E, per esempio, la sua agenzia proprio oggi era la partita e ci è venuta a fare i complimenti, perché lo state facendo molto bene con Riccardo, e quindi insomma per noi è una grande soddisfazione. Senti Franco, un'ultima cosa, te l'ho scritto anche nel messaggio, ma è stata superiore l'emozione per te di tornare a Torino, dove hai fatto un grande lavoro, ma diciamo che l'uscita non è stata proprio all'altezza del lavoro fatto, e conosciamo tutta la situazione. È più grande questa emozione, o più grande l'emozione di giocare contro un guru, un mito del basket come Larry Brown, e addirittura batterlo? Beh,
tu sicuramente sai quale sarà la mia risposta, perché è la seconda, perché quando io sono andato a salutarlo, me l'hanno presentato, io gli ho detto: coach, per me è un onore giocare contro di lei, perché lei per quelli della mia generazione, forse anche quelli un pochino più grandi di me, ma insomma, cioè, ha rappresentato e rappresenta veramente un allenatore di grandissimo livello, di grandissima fama, perché il suo curriculum è incredibile, no? E quindi io sono onorato di giocarle contro. Lui si è quasi emozionato, perché è rimasto un attimo, ma veramente sì, sì, assolutamente, perché insomma Larry Brown è Larry Brown, poi voglio dire, anche per lui la prima volta in Europa, insomma, sicuramente non ha più quell'energia magari che poteva avere un po' di anni fa. È difficile, è un campionato del nostro molto difficile, quindi al di là di questo, però insomma la figura, come dire, l'icona Larry Brown rimane un'icona. Bene, Frank, non so con chi giochi domenica. Abbiamo una partita, come, beh, insomma, partite facili non ce ne sono, quindi ci tocca Brescia in casa a Brindisi. Contro Brescia? Contro Brescia, molto dura. Molto dura, Brescia è una squadra sotto classifica, insomma, per il valore degli uomini. Però. Assolutamente, loro e Trento sono quelle sotto classifica in questo momento, ma sono squadre che insomma nel lungo periodo verranno fuori, quindi vediamo domenica di fare una partita di qualità migliore di quella di oggi. Ma sicuramente arriveremo ben determinati e preparati. Non ho dubbi. Grazie Frank, un abbraccio. Grazie a voi. In bocca al lupo, coach. Arrivederci, grazie, Francesco. Crepi. Ciao a tutti. Ciao. Allora, proseguiamo con i messaggi. Avevamo letto quello di Luciano. Allora, Davide che dice: notavo nelle partite della Fortitudo, anche quando era sotto nel punteggio o anche quando si è vinto di pochi punti, nella valutazione eravamo in netto vantaggio. Sarà perché gioca più di squadra e questo incide maggiormente nella valutazione? Gioca più di squadra? Sì. Perché c'ha talento, cioè vuol dire talento significa che ha con Esbrook il giocatore che negli ultimi anni è stato più bravo nel rubare i palloni agli avversari, ogni palla che rubi ti alza la valutazione, perché ha dei giocatori come Rosselli, come Mancinelli stesso, come Lunen, come Fantinelli, che sono dei giocatori che fanno assist a Iosa e sono bravissimi passatori, e tutte queste cose contano. Io credo che, ribadisco, che questa sia la migliore Fortitudo allestita in questi anni e sia la squadra più forte del campionato. Da qui a vincere poi c'è tutta un'altra storia. E Roberto, passiamo sul fronte Virtus, chiede: cosa sta succedendo a Panther? Ma intanto, come capita a tanti tiratori eccetera, ci sono momenti in cui non è questione di forma, momenti in cui alzi la mano, la palla va dentro, ti prendi coraggio e segni canestri impossibili, e altri in cui non succede. Questo vale per il centrattacco che gioca a calcio. E poi Panther è un giocatore fisicamente molto esile per il basket di oggi, alto perché è più di 1,90 m, ma leggero. Questo gli dà da una parte il vantaggio di una rapidità di piedi, di uno stacco da terra, di un guizzo felino. Dall'altra la difficoltà che, cominciandolo a conoscere, la gente lo spinge sui tagli, gli fa body check, gli mette le mani addosso e questo si sente. Poi gli avversari imparano a conoscerlo, è un giocatore chiaramente molto pericoloso e quindi ci sono accorgimenti particolari. Queste sono un pochino le cose che penso io e credo che Panther comunque tornerà a essere, soprattutto in alcune partite, un giocatore assolutamente immarcabile, perché ne ha le caratteristiche. Però il campionato italiano è duro perché è tattico e perché non c'è un grande livello tecnico, ma c'è molta forza fisica. Giovanni dice: Calamai giustamente ci è andato elegantemente, diplomaticamente, ma io penso che Mancinelli, se non cambia atteggiamento, può diventare un problema. Ma io vedo adesso l'atteggiamento, Giovanni, di Mancinelli in panchina, in piedi, a battere le mani e quant'altro, è sicuramente positivo.
Io credo che sia difficile, e l'ho detto in tempi non sospetti, per qualunque giocatore, anche molto bravo, e Mancinelli è un giocatore molto bravo, entrare da protagonista in una squadra dove tutti sono protagonisti, che non perde una partita e che è diciamo, in testa dall'inizio. È difficile. I dati oggettivi dicono che, questa è anche una sfortuna, le due partite meno belle della Fortitudo sono coincise col ritorno di Mancinelli, cioè in casa con Mantova e in casa con Piacenza, meno 11 in tutte e due nel terzo quarto. Mancinelli non ha giocato così male in queste due partite, ha fatto anche dei canestri importanti, oggi anche un canestro da tre punti su un passaggio degli uni indietro molto, molto bello. È che sempre con questo semigancio, sottomano insistito, palleggi, occupa sta posizione in attacco e lo rende statico, quando invece Pini e Benevelli danno tutta un'altra apertura. Poi è chiaro che Mancinelli è più forte di loro, questo non c'entra niente, tu devi essere funzionale, non devi essere più forte di un altro, funzionale a quel quintetto. Credo che ci vorrà tempo, sono d'accordo con Martino che è da pazzi pensare che Mancinelli possa essere un problema vero per una squadra e che può essere un valore aggiunto, però dipende da come la squadra lo digerisce, lo accetta e da come lui riesce a calarsi dentro. È un fatto anche di intelligenza e di capire i momenti. Io credo che lui debba intanto, secondo me, dare molto di più in difesa. Lui si è abituato in questi anni, è stato un eccellente difensore Mancinelli, e si è abituato in questi anni a gestirsi un po' in difesa perché è la prima punta della squadra. Oggi non è più necessario che lui sia la prima punta. La prima punta sono Esbruck, Cinciarini e la regia di Rosselli, questa è la verità. Deve essere più forte in difesa, continuare a lavorare molto sugli anticipi come è capace di fare lui, dare una mano più forte e più consistente al rimbalzo e sapere che in attacco deve muoversi di più, non stare lì fisso su quella mattonella, e sapere che ci sono anche altre soluzioni e piano piano riprendere un suo spazio e un suo ruolo, che non sarà mai e non sarà mai più da protagonista da 25 punti e 30 minuti in campo, ma sarà da comprimario di lusso e da stella per qualche minuto. E oggi il dato oggettivo è che lui era in campo, la squadra era sotto e poi è uscito e con Pini si è alzata la difesa, questo è un dato oggettivo. Poi magari va a Montegranaro e incontra l'amico amoroso e gli fa 20 punti. Non credo, ma diciamo che speriamo così. Mirko, oggi una bella Virtus nei suoi pregi e difetti. Sicuramente un avvio molto negativo, forse da ansia di prestazione. Oggi è venuto fuori il vero Aradori e verso fine partita si sta iniziando ad ambientare in baie. Un Taylor intelligente che quando ha capito che non era in giornata per il tiro ha giocato per far punti ai compagni. Sempre complimenti al coach che ha cambiato tante volte le carte in tavola per vincere questa partita. Mirko manda saluti anche ad Alessandro Stagni, un altro telespettatore ci chiede notizie di Alessandro. Sta bene, sarà qui domenica prossima. Sì, doveva essere qui oggi, proprio per un motivo di lavoro che vi spiegherà meglio lui da domenica prossima, poi non ci abbandonerà. Mi pare che il messaggio sia corretto, bravissimo Sacripanti a cambiare tanti quintetti, a cercare quintetti difensivi per ovviare a questa forza che Cantù ha nelle individualità e anche nel coraggio di far giocare Cappelletti e Paiola. Su Mbaye mi fa piacere che la gente cominci ad apprezzarlo, è un acquisto importantissimo. Lui sta pagando due cose Mbaye: aver giocato in Giappone, dove sicuramente ha fatto il primo attore con poca fatica, e aver giocato l'anno scorso a Milano senza giocare. Lui è un giocatore di talento assoluto in attacco, a volte si distrae in difesa, a volte fa passaggi un po' leggeri come ha fatto stasera, però è un giocatore di valore assoluto e che porta, e lui è 2,36 che porta fisicità e salto in una squadra che ne ha bisogno. Taylor è un playmaker nato, su questo non ci sono problemi. Luca da Imola ricorda giustamente Vitucci, che a Imola ha vissuto i momenti più importanti dell'Andrea Costa a Imola, e quindi un saluto di Luca, grande coach Vitucci. E invece Luca da Sasso: sono un amante del basket vintage e della Fortitudo, leggo sempre Basket Magazine, grazie.
che è il miglior giornale di basket anche grazie a lei, signor Pungetti. Va bene, domattina la colazione è pagata. Non abbiamo poi molta concorrenza in realtà, purtroppo, perché il panorama editoriale sul basket non è particolarmente ricco. Potreste mettere in uno dei prossimi numeri il poster di Strawberry, che era uno dei miei beniamini nonostante un avvio, un'annata sfortunata. Tanti complimenti anche al competentissimo Calamai. Ci penseremo. Strawberry in effetti non fu un'annata particolarmente felice. Roberto Roby, buonasera. Ma Imola quest'anno ce la faremo ad evitare i play-out? E con 5 retrocessioni, insomma, è preoccupato, direi. Beh, Roby è giustamente preoccupato, ma perché ci sono tante retrocessioni, non perché Imola sia una squadra fatta male. È costruita sempre dal factotum domenicale e dal coach sempre molto bene, ha un bravissimo allenatore, naturalmente Prato, ricordiamo, no? Anche Gianni Zappi. E Gianni Zappi certo che lavora dietro le quinte. Prato, nonostante i suoi 39 anni, purtroppo un infortunio importante ed è un'assenza importante. Oggi con Ravenna, uno dei tanti derby, Imola l'ha guidata, poi l'ha persa, ha preso una giornata storta di Bowers che ha fatto solo 5 punti, però Imola è una squadra che ci è molto simpatica e che seguiamo con affetto e che sempre alla fine ottiene quello, il risultato per cui parte. Ancora un tifoso Virtus, Mattia, che chiede se Martin sarà sostituito, perlomeno a gettone. Non sarà sostituito, gli infortuni muscolari, poi in masse muscolari così imponenti come quelli di Martin, sono lunghi e bisogna osservarli con attenzione. La prognosi era di 3-4 settimane, mi pare che una parte di queste siano passate, ne sapranno di più naturalmente gli specialisti che lo seguono, ma non sarà sostituito. E noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai? Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io. Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Mi dicevi che è un Rolex? Buttato. La Ferrari però? Un'altra auto. E allora? Taxi click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi Click Easy è straordinario. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi regali, scopri le nuove bacheche portachiavi Mia Key e le cover intercambiabili per la cassetta postale Mia. Trova quella che più ti piace e cambiala quando vuoi. www.alubox.it. Seguici su Facebook. Alubox, apposta per te. Bentornati, andiamo ora a vedere i risultati e la classifica della 2. Allora, partiamo da Verona contro Cagliari, 89-69, Imola-Ravenna 84-87, Jesi contro Ferrara 83-77, Assigeco-Piacenza contro
Fortitudo 73-79, Forlì contro Bakery Piacenza 90-66, Roseto Montegranaro 62-69, Mantova Treviso 74-80 e infine Udine contro 100-85-76. Guardiamo anche la classifica. Sì, Fortitudo prima in battuta con 14, Montegranaro insegue a 12 e ci sarà domenica lo scontro diretto a Montegranaro, esattamente poi a Porto San Giorgio. Forlì dopo due sconfitte ricomincia a vincere, Treviso pur non brillando vince a Mantova e tiene questa posizione di, diciamo, di rincalzo alle prime. Sta con salendo, 21 di Imbro. Con 21 di Imbro. Sta salendo Imola, scusate, sta salendo Udine. E con Cortesi, bolognesi, 18 Cortese e 10 Penna. Esatto. E Ravenna vince il derby a Imola e quindi si mette in linea di galleggiamento. Ravenna fino adesso ha fatto qualche sconfitta clamorosa come punteggio, qualche vittoria clamorosa perché la prima l'ha vinta recuperando oltre 20 punti in trasferta, però come risultati alla fine è dove deve essere. Sì, qualche nota proprio sul derby Imola-Ravenna: non sono bastati Fulz e Raymond a 22 punti, più 13 Crow e 14 Magrini, solo 6 Bowers, mentre per Ravenna una eccezionale prestazione al tiro di Ayrton con 26 punti in 30 minuti, 11 su 16 da 2, 4 su 5 liberi e 9 rimbalzi, ha fatto più male lui a coach di Paolo Antonio che Smith, che aveva avuto come giocatore ai tempi di Roseto. Per Ravenna anche 17 punti di un Laganà completamente ritrovato e un buon Montano con 10 punti in 22 minuti. Invece Ferrara, nella trasferta perduta anche oggi a Iesi, un po' in trasferta la squadra di Ferrara fa un po' fatica, 19 punti di Rinaldi per Iesi, mentre 20 punti Fantoni, 17 Panni, 10 Dezzardo, Swan 24 in 38 minuti con 4 su 7 da 2, 5 su 10 da 3, ma Hall si è fermato a soli 4 punti. Forlì, grande partita dei due americani, Johnson e Lawson, 21 punti entrambi, per Lawson anche 5 su 10 nelle triple. Bene, Penny. Allora, mandiamo la grafica, giocatore della settimana Virtus, che avete scelto, Aradori? Sì, Aradori, ma anche Kravic, perché 26 punti a testa, grandi medie, credo che entrambi meritino questa. Io direi proprio una spanna in più Kravic, anche perché ha una valutazione un po' più alta. Sì. Diciamo che Aradori però è stato il primo a rimettere in carreggiata la Virtus, poi è intervenuto Kravic a completare l'opera. E andiamo a vedere il filmato per scoprire il giocatore della settimana a Fortitudo. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop. Shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Guarda, oggi Rosselli si è fatto proprio preferire perché determinante, 23 punti in 28 minuti, ma questi non spiegano la padronanza e l'autorevolezza con cui ha giocato. 8 su 12 al tiro, 6 su 7 tiri liberi, 3 rimbalzi, 4 assist, 29 di valutazione, il padrone della partita. E ha dovuto rimetterli in fretta all'ultimo minuto, coach Martino l'aveva fatto riposare, era stanchissima a 3 minuti dalla fine, era avanti di 10, sembrava vinta e era tornata a 4 punti Piacenza con due leggerezze. Però Rosselli ha dominato questa partita. Immagino tu, Pungio, sarai d'accordo. Assolutamente d'accordo, se Rosselli è questo, ce n'è per pochi. Ed ora andiamo a vedere il filmato che offre l'altra metà del cielo.
A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Allora, per l'altra metà del cielo abbiamo le ragazze che conoscono la seconda sconfitta sempre in casa, però questa volta più giustificate, anche se potevano vincere, hanno fatto degli errori tiri liberi anche nel finale, hanno perso 48-52 a Campobasso, ma la Magnola Campobasso è imbattuta e hanno ottenuto da lì 16 punti e Tava 13. Cento perde invece ad Udine, condannata dal suo Cortese, nel senso che Cortese, la famiglia Cortese è di lì, è di Cento, perde 76-85, ottiene 18 punti dal solito White, però Coccia Cavina non si è fatto intimidire, l'ha marcato nel giusto modo e White ha chiuso con 5 su 16 al tiro, mi pare. 14 Mace e 12 per Chiumenti. Questo non va a ledere niente del campionato ottimo che sta facendo Cento, ma io continuo a dire attenzione a Cavina e a Udine perché sono i veri rivali della Fortitudo, secondo me. Allora, ed ora il filmato che offre l'angolo tecnico. Quando è che ha scoperto di avere questo potere? Da quando la guido. La mia percezione è come amplificata. Vedo cose che prima mi sfuggivano. In più affronto ogni sfida con un controllo che non credevo di avere. È strano, però. Quando scendo dall'auto, tutto torna normale. Nuova Subaru Outback, con sistema Insight e trazione simmetrica all-wheel drive di serie. Ora vedere è potere. Scoprila negli showroom Subaru. Subaru a Bologna è Interauto, concessionaria unica per Bologna e provincia. Vieni a vedere le nuove Forester, Legacy, Outback e Impreza. Tutte quattro ruote motrici e disponibili con motori B-Fuel o diesel. Marco. Beh, diciamo che oggi se c'è un tema proprio che prevale sugli altri, parlando di tecnica, ed è l'importanza della panchina. E ci riferiamo proprio alle squadre di Bologna. La Virtus parte malissimo con Cantù, esce alla distanza e alla fine del primo tempo, intendendo dei primi due quarti, aveva ottenuto 21 punti dalla panchina, di cui 17 di Kravic, contro gli 0 della panchina di Cantù. E a corsa lunga, la panchina più lunga della Virtus si è fatta valere in modo determinante. Lo stesso per la Fortitudo. Sotto di prima di 8 e poi addirittura di 11, con i cambi e con Cinciarini che si alza dalla panchina ma è determinante, fa un 16-0 che la rilancia. È evidente che la panchina troppo lunga, con il decimo giocatore che pensa di essere bravo come il primo, non va bene, ma una panchina di qualità dove ci sono dei ruoli chiari, dove si sa che Cinciarini per esempio parte da sesto uomo, che Martin in Virtus parte da sesto uomo, con ruoli chiari, avere una panchina lunga e fornita a corsa lunga fa la differenza in un basket, ribadisco, molto fisico come c'è oggi. Allora, prima di scoprire chi ha vinto l'MVP questa settimana, andiamo a leggere altri due messaggi. Francesco che chiede a Marco cosa ne pensa della scelta di Sacripanti di proporre il quintetto con Taylor, Cournot e Paiola. Con i tre esterni piccoli è riuscita a ribaltare l'inerzia del match. Beh, sai, allora, Paiola è un esterno piccolo di 1,96 m, gioca playmaker ma a questa altezza e va benissimo per esempio per marcare Mitchell ed è uno che è riuscito anche a limitarlo. A me piacciono queste soluzioni perché danno intensità alla difesa. Luca da Sasso, non trovate che la Fortitudo fatichi un po' troppo ultimamente? È già in calo, ha faticato con avversari non trascendentali. Problema fisico, quindi la preoccupazione di Luca, io credo che alla lunga possa venire fuori. Io credo che semplicemente gli avversari studiano con attenzione maggiore una squadra che non ha ancora perso, si adeguano bene e quindi è un pochino più difficile imporsi. Io non credo che sia un problema fisico. La squadra ha fatto bene a partire in buona forma perché mai come adesso i punti fatti all'inizio contano. In questo campionato la Fortitudo
è decisamente determinata ad arrivare prima e quindi è andato in forno al momento giusto. Gli altri messaggi li lasciamo per la radio di martedì. Allora, sono parecchi. Di chi è l'MVP parecchi di questa settimana? Beh, guarda, allora io ho un MVP emotivo, emozionale, che è Kraft, perché un giocatore che torna in una squadra che ha fatto la finale scudetto anche senza di lui, che è però 0-5 e che ha preso anche parziali importanti nelle altre sconfitte e contribuisce a farla vincere, ma gliela fa vincere perché segna gli ultimi due canestri, di cui l'ultimo impiccato con Vitali che è 2,2 metri davanti, braccia alzate, e gli segna sulla testa. È un risultato che va al di là delle cifre, comunque rispettabili, perché Kraft segna 11 punti, fa 5 su 9 al tiro, compreso gli ultimi due determinanti, 4 assist, però è il mio MVP emotivo. Poi è chiaro che Radore e Kravic vanno segnalati. Non possiamo dimenticare che Cole, segnando 25 punti a Varese con 4 su 6 da 3, 5 assist e 28 di valutazione, dà una prova importante del suo talento. Sì, praticamente hai detto quelli che mi ero segnato io. Sottolineiamo anche le buone prestazioni di James con 6 su 11 da 3, 21 punti in 18 minuti. Oggi ha potuto vedere il resto della partita dalla panchina di Milano. Dei 21 punti in 25 minuti con 4 su 7 nelle triple in una partita tiratissima come quella di Sassari, però visti gli ultimi sviluppi della partita serale, alla fine il mio voto va a Giampaolo Ricci. 27 punti, Haig career di punti in Serie A. Impressionante, io non ho più aggettivi per questo giocatore. Allora, prossimo turno di Virtus e Fortitudo, la Virtus? La Virtus è chiamata a incontrare appunto il guru Larry Brown e la sua Torino. Sarà una partita come sempre importante, ma io dico che se la Virtus ha Martin infortunato, Torino ne ha una sequela di giocatori infortunati infinita. La Virtus è più forte, gioca in casa, ha solo un risultato, non facile, ma deve puntare a quello. La Fortitudo ha un impegno ancora più gravoso, perché va a giocare appunto in trasferta a Porto San Giorgio contro Montegranaro. Sarà una partita difficile, deve non farsi travolgere all'inizio dal pubblico e dalla forza di Montegranaro, sapendo di avere una panchina che ha, che vale tre volte quella di Montegranaro. Deve fare il diesel come ha fatto in queste partite, però Montegranaro non è Piacenza e non è Mantova. Se va avanti di 11 in casa la vince la partita. Bisogna che sopportare l'urto iniziale, andare sotto di 5, di 7, di 4, di 6, cercare di andare sotto la doppia cifra, perché diventa difficile. Non è obbligata a vincere la Fortitudo, può arrivare prima in questo campionato anche perdendo in casa della prima avversaria del momento, la vera avversaria, ribadisco, Udine. Però certo che una vittoria a Montegranaro sarebbe, avrebbe un peso specifico pazzesco. Assolutamente sì, una Montegranaro che oggi ha avuto 15 punti da Amoroso in 27 minuti, con 3 su 4 da 2, 2 su 4 nelle triple, 3 su 3 da 3. Amoroso che anche oggi, come era successo con Lawson, ha fatto soffrire un pivot americano come Brandon Sherrod, che di solito è giocatore. Due punti. Ottima prestazione di Palermo anche oggi, 11 punti con 8 su 10 da 3 punti, e continua ad andare in doppia cifra questo giovane Treyer, 11 punti in 21 minuti. Bene. Bene, prima degli appuntamenti settimanali vi ricordo l'appuntamento con il nuovo Basket Magazine in edicola, copertina azzeccatissima. In edicola da pochissimi giorni, stavolta ci abbiamo preso Giampaolo Ricci, speranza d'Italia, perché in un campionato dove gli italiani faticano sempre di più a trovare spazio e spesso vengono sottovalutati, lui sta dimostrando che invece possiamo ancora avere speranze. All'interno il poster dedicato a Mike James, la stella di Milano. Tra i personaggi del numero di questo mese, oltre a Giampaolo Ricci, Enzo Esposito. Le sue interviste non sono mai banali, quindi vi consiglio di leggerla. Re Calcati, che ci racconta un po'
il suo passato, il suo presente e il suo futuro dopo l'addio alla panchina. Per i tifosi bolognesi però abbiamo anche un'intervista che racconta anche fuori dal campo Panther, che aveva avuto un grande avvio di stagione nella Virtus, e per i tifosi della Fortitudo invece siamo andati a scoprire da vicino Leunen, e quindi Kevin Panther che testimonia, questo è Martin Leunen, anche qui un'intervista in cui Leunen parla di tutto, e Panther invece ha vinto la Champions lo scorso anno, gli piacerebbe fare il bis. E poi parliamo di due ragazzi di casa nostra, in fondo, anche se uno a Reggio Emilia, Candy e Paiola, messi a confronto. Questo e tanto altro, ovviamente l'NBA, l'Eurolega, le società blasonate degli anni 80-90, precipitate in Serie B, Caserta dopo il fallimento, Napoli che ci riprova per l'ennesima volta, la Viola Reggio Calabria, quindi uno speciale che ci racconta lo stato dell'arte su queste tre società storiche. Michele Vitali, che invece è andato in Spagna e ci racconta i motivi di questa sua scelta, pur avendo ancora Brescia nel cuore. E infine, per quello che riguarda la femminile, questa giocatrice di Empoli neopromossa in Serie A, che fuori dal campo scrive fiave per bambini. Questo è un servizio molto curioso che vi invito a leggere. Beh, invece, le donne del basket, le donne intese come presenze significative anche con il microfono in mano. Paola Ellis per tutte, ma poi abbiamo parlato anche di tutte le altre. L'ultima scoperta su Eurosport è Alice Sabatini, veramente molto in gamba. Non brutta, vai bene. Allora, noi partiamo con i nostri appuntamenti. Domani mattina saremo in replica alle 8 su Rete 8, per poi invece tornare martedì sulle frequenze di Radio Sportiva 87.7, 87.9, come sempre dalle 18 alle 19. Io ringrazio e saluto tutti voi che ci avete seguito, ringraziamo anche i nostri ospiti, e il prossimo appuntamento è come sempre domenica prossima alle 22 su Nuova Rete. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da... Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai. Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io.